Delitto di Nadacella, l'assassino è una donna. È stato trovato del DNA femminile tra i reperti ispezionati dal genetista incaricato dal PM nell'ambito dell'indagine sulla morte della giovane che il 6 maggio 1996 venne trovata morta assassinata nello studio del commercialista di via Marsala a Chiavari per cui lavorava. Proprio nella scena del crimine sono stati analizzati i reperti trovati quel giorno. I risultati delle analisi sono chiare. Sulla camicia indossata da Cella e su una sedia all'interno dello studio sono state trovate tracce di DNA femminile di carnagione chiara. Il DNA dell'assassino è di una donna, è quanto trapela da fonti investigative, così avrebbe accertato il genetista incaricato dal PM di analizzare i reperti rimasti nello studio del commercialista Marco Soracco in via Marsala a Chiavari, dove è stata uccisa Nadacella il 6 maggio 1996. Il risultato del test dovrebbe essere comunicato il 28 settembre. Sul registro degli indagati è stato iscritto da tempo il nome di Anna Lucia Cecere, ex insegnante oggi 53enne che vive a Boves, provincia di Cuneo. Secondo il PM fu lei a uccidere Cella perché voleva prenderne il posto sia sul lavoro sia nelle predilizioni non corrisposte di Soracco. Alla luce dei nuovi elementi non è chiaro cosa farà la procura, se chiederà comunque il rinvio a giudizio per l'unica indagata. Il test infatti non permette ancora di attribuire il profilo ad una persona specifica, ma a tutte quelle persone di sesso femminile che il 6 maggio 1996 erano intervenute nello studio del commercialista. In questo caso diventerebbe un processo pressoché indiziario. Soracco e la mamma Marisa Bacchioni risultano ad oggi indagati per aver fornito false informazioni al pubblico ministero. Un bambino di 11 anni di Bobbio in provincia di Piacenza in visita al lago delle Lame con il papà si è amputato un dito di una mano pulendo i funghi appena raccolti. Immediatamente dopo l'amputazione il padre ha avuto sangue freddo e ha raccolto il dito e lo ha conservato in un sacchetto con del ghiaccio in vista di un possibile probabile intervento chirurgico per riattaccare il dito. Il bambino è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Il mezzo è atterrato nell'eliporto di Cabanne, frazione di Rezzo Aglio, in Val d'Aveto. Dal 22 al 27 settembre torna a Genova il Salone Nautico e in vista dell'appuntamento che ogni anno richiama nel capoluogo ligure migliaia di visitatori, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone hanno incontrato i concessionari autostradali della Liguria per cercare di ridurre al minimo i disagi al traffico. Erano presenti al tavolo tecnico anche ANCI e il Comune di Genova. Si è deciso che in tutti i fine settimana di settembre, nei giorni dal 22 al 27 settembre, non saranno montati i cantieri più impattanti da parte di ASPI. La scelta, fa sapere Giampedrone, è stata condivisa anche con Confindustria. Yacht di lusso battenti bandiera straniera ma di proprietà di italiani ormeggiati lungo le coste liguri e sconosciute al fisco. Dimenticanze che hanno portato ad un'evasione stimata di oltre 7 milioni di euro. Lo hanno scoperto i finanzieri del reparto operativo aeronavale di Genova, che nelle scorse settimane hanno controllato 71 imbarcazioni ormeggiate a Portofino, nelle Cinque Terre, ma anche nei porti dell'Imperiese e della Spezia, trovandone 60 per un valore dichiarato di oltre 18 milioni di euro non segnalata all'erario nell'annuale dichiarazione dei redditi. Si tratta di imbarcazioni che vanno dai 10 ai 30 metri, con valori che oscillano tra i 50.000 euro e i 15 milioni di euro. I proprietari sono quasi tutti piccoli o medio imprenditori della Lombardia e del Piemonte o professionisti. Per la maggior parte sono yacht battenti bandiera delle isole Vergine o Cayman, paradisi fiscali o della Polonia, Malta e Belgio, dove le procedure di immatricolazione sono più snelle rispetto a quelle italiane. La legge consente ai cittadini residenti in Italia di poter immatricolare le proprie imbarcazioni presso i registri dei paesi stranieri, con il conseguente contestuale obbligo di indicare il valore in ogni investimento o bene detenuto all'estero.
I militari hanno controllato le singole imbarcazioni, ma anche l'arsenale e i pontigli usati da privati. I proprietari verranno segnalati alle procure dei luoghi di residenza. Grave incidente ieri sera, attorno alle 23, all'altezza delle gallerie di Sant'Anna, tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Due automobili si sono scontrate frontalmente, cinque feriti, trasportati in codice giallo all'ospedale di Lavagna. Sul posto sono intervenute l'automedica del 118 Tiguglio, la Croce Verde di Sestri Levante, la Croce Rossa della frazione di Riva Trigoso e i carabinieri della compagnia di Sestri Levante. Nello scontro, una delle due macchine ha perso dell'olio che è finito in mezzo alla carreggiata. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari ha permesso di bonificare la strada. Durante l'intervento di soccorso e di messa in sicurezza del manto stradale si è formata una lunga coda. L'autostrada tra Lavagna e Sestri Levante, infatti, era chiusa dalle 22 di ieri sera fino alle 6 di questa mattina a causa dei lavori programmati lungo le autostrade liguri. Una volta concluso il ripristino della strada, il tratto è stato riaperto e traffico ha ripreso a scorrere. Il comune di Chiavari vuole rinnovare e rendere più sicuri i parchi giochi. Gli uffici comunali hanno già terminato la mappatura di tutte le aree dotate di attrezzature ludiche per dare avvio ad un piano di manutenzione. Per il rinnovo delle attrezzature sono stati stanziati 24.000 euro. Il sindaco Federico Messuti anticipa che saranno potenziate le dotazioni di alcuni parchi. Saranno inoltre create nuove zone per i più piccoli in via Mafalda di Savoia e in piazza Salvo d'Acquisto. I giochi di piazza Toriglia e di piazza Roma risalgono al 2011 e sono da rinnovare, aggiunge l'assessore al patrimonio e manutenzione Paolo Garibaldi. Partiremo proprio con piazza Roma, dove scivoli e parti del castello sono da sostituire totalmente per arrivare in via dei Velieri e nei vari parchi di Chiavari. È iniziata da un paio di settimane la raccolta di funghi nel Parco dell'Aveto e di conseguenza si è intensificata la presenza nelle nostre foreste di appassionati. Al fine di tutelare il patrimonio naturale delle proprie foreste, lame, penna e zatta, il Parco dell'Aveto ha predisposto una serie di controlli al fine di evitare che vengano eseguite raccolte non rispettose delle regole. Oltre alle sanzioni pecuniarie, è previsto il sequestro dei funghi raccolti in difformità sulle norme vigenti. Grazie all'intervento delle guardie volontarie FIPSAS, con le quali il Parco dell'Aveto è convenzionato, nelle scorse settimane sono state comminate diverse sanzioni e sequestrati diversi chili di funghi. Nei primissimi servizi effettuati tra fine agosto e i primi di settembre sono stati già elevati 6 verbali per un totale di 700 euro e sequestro di quanto raccolto in difformità dalle norme del parco. La maggior parte dei verbali effettuati appunto a inizio stagione fungina riguardano la raccolta di funghi sotto misura. Nel Parco dell'Aveto è infatti vietata la raccolta di porcini col diametro del cappello inferiore ai 4 cm. E in misura minore verbali comminati per raccolta durante il giorno di chiusura, il venerdì e il lunedì. Pochi o nulli verbali per mancato possesso del tesserino, a dimostrazione che i raccoglitori su questo punto tendono ad essere in regola. I controlli vengono effettuati per conto del parco nelle tre foreste demaniali. Numerosi i servizi di vigilanza predisposti per i giorni a venire, vista l'affluenza di cercatori. L'occhio della macchina fotografica sul giro.
devi raccontarci com'è andata con il tuo occhio. Giro bellissimo, panorami stupendi che conosciamo tutti noi. C'era gente che veniva da Pescara, da Palermo, da Roma, da Salerno, da Treviso, dalla Svizzera, che chiaramente conoscevano poco le nostre coste, i nostri posti bellissimi, hanno goduto tantissimo vedendo panorami mozzafiato che conosciamo benissimo. E poi il giro in battello è stata la ciliegina, giro in battello ciliegina, e c'erano 300 persone su sto battello, tutti col telefono in mano a fare foto e immortalare lo splendore delle nostre Cinque Terre. Mentre tu eri a seguire il giro, lei era qui ad accogliere gli arleisti che stavano arrivando per la serata. Esatto, tutti sorridenti, tutti molto allegri, felici. È stato molto, molto bello, è stata un'affluenza pazzesca e quindi è stata una soddisfazione. Una stanchezza, ma una soddisfazione. Ti abbiamo ingaggiato, raccontaci del tuo ingaggio naturalmente. Il mio ingaggio fortuito per fare due foto a tutti questi motociclisti che portano tanta allegria a riva. Ma in realtà sono Stefano e Roberto che danno l'accoglienza a questo Five Land. Com'è andata? Direi bene per quello che ne posso vedere dalla mia postazione. Un grande gruppo, per adesso tutto regolare. Sta scorrendo benissimo la festa e speriamo che continui così. Stasera magari il dopo cena, qualche birra gratuita, magari alzerà un po' il tono della festa, però è bello così, anche questo è Harley. In realtà voi siete qui in veste ufficiale come protezione civile. Sì, siccome noi sono i nostri benefattori la CAD Portofino, perché tutti gli anni ci hanno delle donazioni particolari per il nostro gruppo di protezione civile, ci hanno chiesto questa assistenza, noi volentierissimi abbiamo partecipato, numerosi anche, a dare una mano, come è nello spirito dei volontari della protezione civile. Se vuoi l'aiuto, io non credo che abbia bisogno d'aiuto, però oggi c'è stato sicuramente un grande affare. E grazie a voi, grazie di essere qui, grazie di dedicarci del tempo, è la cosa importante. Mi raccomando, fate in modo che questi eventi vengano... Mi stai prendendo in giro? Sì, sul serio. Perché, attenzione, ma qua mi stanno prendendo in giro, non ci credo. Non vedo luci accese qua. No, in realtà è tutto vero, quindi riprendiamo. Allora riprendiamo, ok, adesso vi credo. Sei più credibile. Questo è un evento importante per la Liguria, per l'Harley Davidson, ovviamente per la concessionaria di Sesto Levante. Tanti invitati, tanti amici da tutta Italia, i più lontani da Palermo, e penso che questa rappresentazione, questa manifestazione rende onore ad un evento, ad una simpatia, ad una dimostrazione di amicizia, unione di intenti, unione di passioni e... Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? E tanta, tanta amicizia, tanta allegria. E sicuramente lei ne sa perché da tanti anni è presente. Ciao Stefi. Ciao, ciao Marco. Com'è andata oggi? Bene, dai, è andata bene. Sempre come al solito un sacco di moto che sono arrivati, tutti gasati dopo 2 anni di assenza. I rivani hanno un po' brontolato perché erano 2 anni che vivevano nel silenzio e siamo arrivati noi con i nostri rombanti motori. Però dai, è sempre Five Land, è sempre spettacolo. Comunque guarda, io sono sempre dell'idea che Harleyisti si nasce. Ciao. Abbiamo un soddisfatto, seppur stanco, Marco Vivaldi. Soddisfatto, dir poco, soddisfattissimi. Abbiamo avuto moltissime presenze, molte di più degli anni precedenti. La cosa ci fa davvero piacere. Ancora grazie all'amministrazione comunale che ci ha permesso questo, agli abitanti di Riva che ci accolgono e avanti così. E in questo mondo c'è anche chi fa qualcosa di diverso, ovvero personalizza le meraviglie, ovvero tipo Giorgio Customizer. Sì, diciamo che l'Harley, non dico che nasce per essere customizzata, ma quasi. È affascinante rendere unica la propria moto, quindi è bello, è proprio bello. Harley Davidson è sicuramente moto spettacolari, ma anche personaggi spettacolari.
È un bel gruppo, arriva da Palermo. Com'è andato il viaggio? Ci racconti qualche cosa di questo viaggio che anticipa il Five Lands? Allora, intanto abbiamo approfittato del viaggio per festeggiare il nostro 25esimo anno di matrimonio. Quindi siamo partiti mercoledì sera, abbiamo fatto la costiera amalfitana, poi siamo saliti verso Orvieto, Santo Stefano, e siamo arrivati qui. Bellissima esperienza. E poi siamo risaliti per arrivare fino da queste parti. La Liguria bellissima, verde, tantissimo verde, e oggi è stato meraviglioso, quindi felici di essere qui. Un evento fantastico. Quando siete partiti da Pescara per raggiungerci? Ieri mattina. Ah, che bello, quindi una sosta avete fatto. Praticamente ieri mattina siamo partiti, siamo arrivati ieri sera. Siamo partiti da Pescara. E siamo arrivati qua ieri sera, abbiamo fatto la serata qui, è bellissimo, veramente una location stupenda, un posto bellissimo, siamo molto molto contenti di questo run. Vorremmo sapere un po' di più però del viaggio Pescara-Liguria. Pescara-Liguria, abbiamo fatto una sosta ad Arezzo, abbiamo assaggiato la carne fiorentina e poi siamo venuti qui in hotel. Grazie. Grazie a voi. E al Five Lands sono presenti anche i colori del Lugano. Com'è andato il viaggio che vi ha permesso di arrivare qui naturalmente? Il viaggio è stato magnifico, abbiamo trovato delle strade asfaltate di fresco, siamo passati attraverso Grazzano Visconti, la Valle del Trebbia, siamo scesi su Chiavari, bellissimo. Non c'era nessuno, peccato, perché sono veramente delle belle strade. Poi siamo arrivati qua, organizzazione ragazzi perfetta, è la festa dell'anno, da ripetersi, un altro anno abbiamo già prenotato e confermato. E se una svizzera dice che l'organizzazione è perfetta? Perfetta, su ogni punto. Puntuale, estremamente puntuale. Battello arrivato giusto, partito giusto, tutti precisi, guarda, una cosa incredibile. Un po' svizzeri anche noi. E con il direttore facciamo un primo bilancio di questa giornata. Allora, cosa posso dire? Tutto bello, tutto magnifico, tutti contenti. Sono senza voce, non ho più parole. Ringrazio tutti veramente, il giro in battello è stato fantastico, la gente era allibita dalla meraviglia che ha visto nel territorio, le Cinque Terre, Manarola, Corniglia, Rio Maggiore, Vernazza, si è sbarcati a Monte Rosso, cioè, più di così le abbiamo fatto vedere tutto quello che era di più bello della nostra costa. Abbiamo detto primo bilancio perché non è ancora finita. No, non è ancora finita perché adesso i ragazzi sono tutti a cenare e per le 9 ci sposteremo tutti al Bunker Bar dove ci sarà la cena, e la festa col DJ, le premiazioni e poi festa per tutti, balliamo e ci divertiamo tutti quanti insieme. E domenica si continua? E domani si continua con il nostro run all'entroterra, sempre il nostro territorio meraviglioso, mare, monti, e musica e tante belle moto e tanta bella gente. Abbiamo un super friggitore delle acciughe. Sì, sono venuto a dare una mano a Franco e ai ragazzi del Bagnun. Siccome l'età media avanza, allora cerchiamo di dare una mano e di abbassare leggermente, se si può, la media dell'età. E questa sera siete protagonisti con l'Harley Davidson Portofino. Sì, magari è più titolato a parlare o Franco o Roberto Trinca. Ciao, sono Roberto. Il re dell'acciuga, quello che sostiene il Bagnun e tutte le iniziative. Roberto è di Riva Trigoso, crede nell'acciuga e ha creato questo movimento, il Mare Mosso, una cooperativa che ha un nome, tutto un programma. È lui che ci fornisce i pesci, Roby. Ci dedichiamo in particolar modo ai prodotti del nostro mare, in quanto riteniamo che sia importante andare avanti con le tradizioni e mantenere queste occasioni, questi incontri, proprio per valorizzare questi prodotti.
Certo, oggi dare da mangiare a 500 bikers lo possiamo fare perché c'è un equipaggio, certo, gli anni passano, in cucina siamo rimasti in 5 per un totale di 460 anni in totale, è la verità. Però la grande novità di quest'anno sono le ragazze, ucraine che sono arrivate dall'Ucraina con i loro figli per via della guerra. Noi abbiamo offerto a loro la possibilità tutti insieme di lavorare e di darci una mano. Aiutiamo la solidarietà per loro e noi che ci beviamo due gotti e mangiamo queste acciughe. È chiaro che il peso è aumentato col passare degli anni. Molte persone, adesso io sono, ora sono a dieta, quindi è passato tutto. Vorrei, mi permetto di aggiungere che fa un po' effetto, diciamo, stare fianco a fianco a loro, perché sono disponibili, sono delle grandi lavoratrici, ma senza fare il melodrammatico c'è veramente un velo di tristezza nei loro occhi, nei loro discorsi. D'altronde loro sono qua con i loro figli e i loro mariti sono là a fare la guerra, insomma ogni giorno potrebbe essere un giorno brutto per loro e questo traspare da loro. E per noi dar loro una mano, impegnarle, loro sono ben felici di essere impegnate, è veramente una soddisfazione sincera. E grazie a Portofino Ciappe! E come tradizione vuole, quando la musica parte, forse il dealer inizia a riposarsi. Inizia a rilassarsi, adesso la festa prosegue qua al Bunker Bar di Riva Trigoso, la giornata volge al termine e credo che alla fine i risultati siano ottimi, in tutti i sensi, la gente si diverte, ha apprezzato i nostri posti, ha apprezzato la nostra ospitalità, benissimo, avanti così, tante Harley qua a Riva e avanti così. Ecco, io non ti chiedo assolutamente di fare un bilancio con numeri, non numeri, questi non sono importanti, però ha vinto davvero l'amicizia e l'affetto verso il Portofino. Verso Portofino, Portofino fa parte di una realtà ufficiale Harley che si chiama OG e noi siamo una sezione di questa realtà ufficiale e le altre sezioni hanno voluto farci visita, ma non solo dall'Italia ma anche dalla Svizzera e dalla Francia. Questo a noi rende orgogliosi perché vuol dire che i rapporti ce l'abbiamo buoni con tutti. Sono tutte persone, come puoi vedere, che amano la festa, amano divertirsi senza problemi e dunque tutto bene. Chelsea.